Cagliari 1. Torino 2. Milano 3. Milano 4. Salerno 5. Abbiamo girato in lungo e largo l'Italia, 10 tappe, abbiamo incontrato più o meno 5.000 persone. Non tutti, anzi colgo la grande occasione per salutare affettuosamente gli altri 15.000 che ahimè ancora una volta non siamo riusciti a coinvolgere in questa entusiasmante, diciamo, carrellata che abbiamo fatto in giro per l'Italia. Padova 6. Roma 7. Firenze 8. Catania 9. Rimini 10. Le occasioni, le opportunità che abbiamo di fronte sono immense. Abbiamo visto che la ricchezza delle famiglie italiane sta crescendo e abbiamo visto che si sta concentrando in segmenti come per esempio i conti correnti che sinceramente non possono avere una spiegazione razionale. Ora, o siamo capaci ad occupare questi spazi oppure qualche nostro concorrente ci sta sottraendo opportunità di mercati e purtroppo anche posizioni in classifica. Questo è stato uno dei temi chiave di questo roadshow. Siamo convinti di avere le risorse aziendali, di prodotti, di brand e soprattutto la grande competenza e professionalità della nostra rete in grado di riportarci velocemente in cima alla classifica. Abbiamo le soluzioni aderenti a quelle che sono le necessità del nostro mercato. Dobbiamo continuare a proporci il più possibile perché sicuramente, diciamo, oggi come oggi non sono allocati in maniera virtuosa e quindi le nostre soluzioni che puntano intanto al criterio, diciamo, che è insito nel nostro essere assicuratori, cioè comunque dare stabilità al risparmio delle famiglie pur facendo cogliere delle opportunità del mercato che ci sono, però questo elemento di stabilità e di sicurezza va incontro a quello che comunque è sempre stato il sentiment del risparmiatore italiano. Una soluzione di risparmio per le famiglie per costruire il futuro dei propri figli. Abbiamo costruito un motore finanziario sotto Genera Crescita che fa leva su una componente di gestione separata, il 15% in GESAV e l'85% in due linee innovative, nuove, lanciate per l'occasione, che ci consentono di rispettare quei vincoli normativi, ma soprattutto di andare a ricercare quelle performance che sono alla base, il principale obiettivo che il nostro cliente ci chiede con Genera Crescita. Avevamo bisogno di una soluzione di investimento che desse una risposta al cliente, quindi per chi è, con un profilo dinamico. Ogni soluzione di offerta che abbiamo visto oggi esce con una dotazione di supporti dedicata. La dotazione prevede supporti digitali, poi abbiamo i supporti cartacei. L'ambizione da sola non basta. L'ambizione vuol dire porsi un sogno, ma se poi non faccio qualcosa il sogno resterà tale fino a diventare quasi un incubo. Ecco che allora passa la seconda fase, la strutturazione. Devo darmi risorse e organizzazione del lavoro in modo da poter cogliere quell'ambizione. E poi la terza fase, la più importante, che è quella dell'azione. Mettere effettivamente a terra tutto quello che ho pianificato per fare in modo di raggiungere gli obiettivi che mi sono dati. Tutto questo è fattibile soltanto se riesco a coinvolgere le persone che lavorano con me, che sono intorno a me, a cominciare dai miei collaboratori, ma anche i miei clienti, anche per esempio altre risorse della compagnia che sono sul territorio, come per esempio tutti gli agenti che operano sulla stessa piazza. Sicuramente quella di oggi è stata una giornata che ci ha introdotto a quelli che sono gli obiettivi importanti e ambiziosi che la compagnia ha nell'ultimo trimestre. Le riunioni sono sempre importanti per capire nuovi prodotti, per capire, diciamo, il futuro di questa compagnia. È bello per i colleghi più giovani, secondo me. Utile e formativa, sinceramente. E strepitosa!
estremamente motivante. Un'accelerazione del che siamo pronti a fare, diciamo così. Straordinario. Gli agenti per noi sono fondamentali perché sanno selezionare i clienti, perché sanno fidelizzare i clienti e perché hanno una capacità propositiva e quindi sanno in qualche modo dare una soluzione aggiuntiva e coprire una necessità aggiuntiva. Certo che questo deve passare attraverso i risultati. Assolutamente sì, ma bisogna credere nella possibilità di presidiare meglio il territorio. Noi ancora abbiamo abbiamo la vocazione comunque di stare un po' dappertutto sul nostro territorio e coprire anche ampi spazi che molte volte pensiamo a bassa potenzialità che invece poi possono offrire molto di più. Dobbiamo uscire un po' da questo perimetro, no? E allargare il nostro respiro e quindi organizzare sempre di più il presidio delle agenzie con le proprie strutture di vendita per cogliere tutte le opportunità in ogni angolo dell'Italia. Su questo veramente è rimasta nell'immagine di tutti quella che proponevi alla fine del tuo intervento sull'Italia presidiata da tanti marchi di generalitari. Generalizziamo l'Italia. Sì, sono d'accordo. Qua il tema vero è proprio questo. Al di là del fatto che ovviamente ogni singola polizza per noi vuol dire provvigioni, margini aziendali e quant'altro, ma c'è una missione che è forse più importante di tutto, una missione che è una missione nostra come compagnia e di ciascuno dei nostri consulenti, ed è quella di fare in modo che sempre più famiglie italiane, imprese italiane, professionisti italiani si sentano sereni, si sentono tranquilli perché sanno che possono contare su una grande compagnia di assicurazione e sulla consulenza e l'assistenza di una grande rete di consulenti professionali quali voi siete. Mi raccomando, facciamo una grandissima fine d'anno. Ciao a tutti. Ciao.